Allora, vorrei raccordarmi a quello che hanno detto prima degli autorevoli colleghi e hanno detto, se non erro, dice gran parte dei parlamentari italiani sono laureati in legge, sicuramente, però di la verità quello che abbiamo capito noi, la gran parte dei parlamentari italiani non hanno capito assolutamente niente della gravità della situazione, questo è il problema vero, non è, il problema non è che sono laureati in legge o altre discipline, è che non hanno assolutamente capito in quale situazione ci troviamo. Adesso sarò particolarmente stringato sul mio tema. Allora, facciamo un piccolo cappello sulla situazione. Esattamente 20 anni fa, e precisamente il 7 febbraio del 92, noi insieme ad altri paesi abbiamo firmato il famosissimo Trattato di Maastricht, pietra miliare nella costruzione e aggregazione monetaria europea. Alla maggioranza dei cittadini italiani, e credo anche europei, l'attenzione sull'argomento sfumò però nel giro di qualche giorno, se non qualche ora. Probabilmente non avendo capito meglio, perché poco informati, sulle finalità e sull'importanza di quel trattato. Era l'atto conclusivo di un processo di modifica radicale dei destini e degli equilibri politici ed economici del vecchio continente, avviatosi il giorno stesso dalla caduta del muro di Berlino. Ebbene, per chi non l'avesse ancora capito, l'aggregazione monetaria è figlia, come più volte ha affermato il professor Marcello De Cecco della Normale di Pisa, di una prova d'amore fra la Francia e la Germania, ovvero, come meno romanticamente sostengo io, di un baratto fra loro. Cioè, la Francia era disponibile nel suo ruolo di potenza vincitrice, vi ricordate che la Germania era divisa in due, a dare il nulla osta per la riunificazione, a patto però che si realizzasse una convergenza economica sempre più forte che passasse anche da una condivisione di una stessa moneta. In fondo, se ci pensiamo bene, il marco stava alla Germania come l'armamento nucleare stava negli arsenali militari francesi, e gli stessi transalpini erano ben consci che le guerre del futuro nel mondo occidentale si sarebbero svolte non più con gli uomini in divisa e con le stellette e con le corazzate e i cannoni, ma indossando i colletti bianchi o le tute d'operaio nel ruolo di soldati nel nuovo esercito dell'economia. I timori francesi erano più che giustificati, anche noi avremmo fatto in quelle condizioni la stessa scelta, e anche perché erano giustificati dal fatto che dopo due devastanti guerre mondiali con quelle conseguenze, i tedeschi quindi furono costretti, ob torto collo, come si dice, a rinunciare al loro amatissimo marco, pur di ritornare uniti. Ben consci però, e qui è il problema, ben consci che questo nuovo ordine monetario li avrebbe comunque e in ogni caso posti come arbitri centrali. Sulla base di quel baratto, in quel momento nasce di fatto l'asse franco-tedesco, Parigi-Berlino, e con gli altri paesi, e diciamolo pure con noi in testa, costretti a seguire le loro direttive. Forse nella mente dei nostri firmatari di allora c'era la remota speranza che solo legandoci a dei vincoli esterni saremmo riusciti dove i nostri politici non erano mai riusciti ad arrivare, sanare le finanze pubbliche e avviare un circolo virtuoso che coinvolgesse non solo l'economia ma anche la stagione delle riforme. Ma forse distratti dall'obiettivo non si sono resi conto che i vincoli si sarebbero prima o dopo trasformati in un cappio al collo per l'Italia, incapace a modificare radicalmente il suo modello di sviluppo, la cui competitività, e ve lo ricordo, è sempre stata troppo legata alla svalutazione della sua divisa, cioè della lira, che al rinnovamento degli investimenti, e le riforme ancora troppo ingessate nell'immobilismo delle convenienze del clientelarismo politico. Ma altri vincoli rappresentati dai parametri di convergenza non erano a noi certo favorevoli. Se ci pensate, tutta l'architettura del Trattato di Maastricht era basata esclusivamente sul PIL rapportato al deficit e al debito pubblico, non prendendo minimamente in considerazione altrettanto parametri importanti come il debito delle imprese e delle famiglie e la ricchezza a disposizione dello Stato e delle stesse famiglie, in poche parole degli attivi, cioè hanno considerato solo le passività. Ma queste, credo di aver, diciamo in maniera estremamente sintetica, esposto quali sono le motivazioni reali per le quali oggi abbiamo nelle tasche l'euro. Ma siamo sicuri però che effettivamente sia una moneta unica?
Perché, per esempio, la prima idea che mi è venuta in mente leggendo Maastricht è stata quella: ma come mai Maastricht non ha previsto sin dal suo inizio la condivisione dei debiti pubblici almeno per quel 60% posto come limite massimo al rapporto debito pubblico PIL? Invece si è optati per la gestione autonoma dei propri debiti pubblici e delegando alla Banca Centrale Europea la determinazione della base monetaria e il tasso ufficiale di sconto ed evirandola, scusatemi il termine, proprio il caso di dirlo, della funzione principe affinché una banca centrale possa essere definita tale, cioè la possibilità di essere prestatore di ultima istanza, in poche parole di correre in aiuto dei paesi in difficoltà di liquidità stampando moneta. E qui dico Repubblica di Weimar docet, e capite a cosa mi riferisco. Se si fosse condiviso sin dall'inizio una porzione di debito pubblico con l'emissione di fatto di una sorta di eurobond, cioè di titoli con garanzia solidale, ma sin dall'inizio però, va bene, il messaggio al mondo di creare una vera moneta unica sarebbe stato fortissimo ed inequivocabile. Ho la sensazione, questa è una mia sensazione da economista, che alla fine l'euro sia stato un accordo di cambi fissi e non una moneta unica, un'evoluzione terracconiana dello SME, ve lo ricordate lo SME, il serpente, cioè il sistema monetario europeo, dove le varie valute nazionali erano e potevano oscillare in bande più o meno ampie. Quale occasione migliore per blindare questo sistema e rendere un sistema di cambi fissi, eliminando la possibilità e la tentazione, anche qui con noi in testa, di modificare queste bande? Noi siamo usciti e entrati diverse volte. Se la mia considerazione che ho fatto adesso fosse corretta, avremmo avuto anche dei tassi sostanzialmente omogenei e le tensioni non si sarebbero pertanto scaricate esclusivamente su di essi. In poche parole, la famosa parola spread, che è stata nominata tante volte, sarebbe rimasta solamente nelle sale operative, non sui giornali. La Banca d'Italia qualche giorno fa ha affermato, ed è stato ricordato anche prima, che il corretto differenziale fra i titoli di Stato tedeschi decennali e gli omologhi italiani dovrebbe essere di 200 punti base. Ebbene, io affermo che il corretto spread dovrebbe essere tendenzialmente zero se ci riferiamo a un'effettiva moneta unica, e non 200. L'Eurozona, infatti, non è mai stata un'area monetaria ottimale e i trattati e i regolamenti applicati non hanno minimamente previsto meccanismi di compensazione per ammortizzare i vantaggi che qualche paese ne ha avuto a beneficio. Mi riferisco al caso Germania, dove negli ultimi anni questo paese è riuscito ad accumulare un surplus commerciale. In soldoni vuol dire sono riusciti a esportare più di quanto hanno importato, e la somma di questo surplus è pari alla somma dei deficit di tutti gli altri 16 paesi euro dotati. Cosa vuol dire? Vuol dire che per la Germania il tasso di cambio della valuta euro è sopravvalutato, mentre per gli altri è sopravvalutato. Esistono e non esistono, questo è il grosso problema di Maastricht, non esistono quei meccanismi di trasferimento compensativi che invece dovrebbero annullare tale squilibrio. Qui dico una cosa forte: ne consegue che i paesi il cui debito sovrano è in crisi, come quello nostro, si trovano nella stessa situazione in cui si è venuta a trovare l'Argentina per aver usato il dollaro come valuta di riferimento del suo debito, avendo di fatto trasformato il debito regresso, cioè quello acceso prima, e quello di nuova accensione nell'equivalente di una valuta estera. È perciò necessario e auspicabile per il nostro paese un'operazione straordinaria, utilizzando armi non convenzionali, d'altronde siamo in guerra economica, utilizziamo, per l'abbattimento dello stock del debito. Si ritiene che la linea proposta dal ministro, il neo ministro per l'economia Grilli, di allineare porzioni di patrimonio pubblico per un controvalore pari all'1% del PIL all'anno non sia assolutamente sufficiente in questo contesto, dove i bollettini ufficiali della Banca d'Italia ci ricordano costantemente incrementi mensili di debito superiori, sempre più grossi. A maggio il nostro debito pubblico è aumentato di 17,2 miliardi e qui si vuole proporre una vendita di 15 miliardi, cioè siamo arrivati al 22-23 di maggio, per maggio, è veramente insufficiente. Con il professor Savone, di cui ho l'onore e il privilegio di essere suo discepolo, essendo suo allievo sin dalla metà degli anni 70, ho attualizzato una vecchia proposta concepita qualche anno fa dallo stesso professor Savona congiuntamente con un altro grandissimo, il professor Giuseppe Guarino. Sarò sintetico perché il tempo non me lo consente.
Lo Stato, e questa è la proposta, lo Stato individua un ente o una persona dotato di poteri di stipulare accordi con la nuova società, individuazione di una porzione di beni patrimoniali e diritti dello Stato a livello centrale e periferico, perché lo Stato detiene sia a livello centrale che a periferico, attenzione, devono essere questi beni disponibili e non strategici, non chiediamo di vendere, come diciamo noi a Roma, il Colosseo chiaramente, ma moltissimi asset, e l'Italia è piena, pari a circa 400 miliardi ed è in fondo il poco più del 20% dell'intero attivo patrimoniale a bilancio, che attualmente è di 1.815 miliardi, sono documenti ufficiali. Vendita di tali beni a una nuova società di diritto privato partecipata principalmente da banche, assicurazioni, fondazioni bancarie e altri soggetti finanziari ed avente un capitale sociale rilevante. Il valore del complesso dei beni venduti sarà oggetto di un preventivo controllo di congruità da parte di istituzioni specializzate nazionali e internazionali, cioè le cose le vogliamo fare alla luce del sole, perché quando si tocca la parola vendita di patrimonio pubblico subito tutti fanno la faccia storta e in parte hanno ragione, abbiamo ragione. Contestualmente all'acquisto di questi beni, la nuova società forma dei lotti di beni e diritti composti in modo da non concentrare nello stesso lotto i beni e diritti più appetibili dal mercato, ma di creare un interesse pressoppoco uguale a tutti i valori. Vi ricordate quando da piccoli, questo è un, per farvi capire, andavamo dal giornalaio a comprare i pacchi dove dentro c'erano i giornaletti e qualcuno ci interessava, qualcuno di meno, e così compravamo tutto, altrimenti eravamo costretti a comprare solo quelli che ci interessavano, invece chi vendeva aveva l'interesse di vendere tutto, un po' sullo stesso principio. A volte fare questi esempi serve per capire meglio. A fronte di ciascun lotto, la società nuova emette obbligazioni garantite dai beni e diritti che compongono il lotto, perché guardate che i titoli che noi compriamo, è vero che hanno un collaterale determinato dal patrimonio generico, ma non c'è nessuna corrispondenza, cioè se l'Italia fa default, non è che io vado con i miei bot e mi vado a portare via un balcone del Quirinale oppure del, non lo so, il balcone di Palazzo Chigi, no, guardate quello in Argentina cosa è successo, è una garanzia generica, qui invece ci sarebbe una garanzia reale, questo è importante. Le caratteristiche dell'emissione obbligazionaria dovrebbero essere una durata di 5-10 anni, tasso di interesse inferiore rispetto ai titoli di Stato di uguale durata, con garanzia sui beni e diritti componenti il lotto e un'opzione, qui la novità, di warrant, negoziabile sui mercati regolamentati separatamente dal titolo obbligazionario. Lo Stato incassa immediatamente il corrispondente. Perché? Perché il problema della vendita, oggi se noi andiamo a vendere i beni asset sappiamo benissimo che non vendiamo, svendiamo, non solo, e non abbiamo neanche la certezza dell'assorbimento di questi beni. In questa maniera noi tiriamo fuori dal perimetro pubblico il debito e ci riserviamo un tempo di 5, 6, 7 anni per poter vendere in maniera adeguata questi beni. Questo è lo scopo. Altra novità qual è? Tutte le altre proposte che sono state messe sul tavolino sono delle proposte che congelano questi beni. La novità di questa operazione è che noi abbiamo la volontà di attivare dei meccanismi di crescita, cioè non prendiamo questi beni e li mettiamo dentro un bel contenitore, una palla di vetro, come vorrei rispondere a quel signore che mi sfugge il nome, che ha detto no, anche la patrimoniale, cioè no, la patrimoniale non va bene per un motivo molto semplice, innanzitutto è una tassa, perché la patrimoniale è una tassa, e poi non attiva nessun meccanismo di crescita. Noi abbiamo bisogno di attivare dei meccanismi di crescita per incrementare il lavoro, non solo, Maastricht è composto da quei due famosi parametri, no? Apposta noi arriviamo a quel 120, come ci arriviamo? Al numeratore sopra ci mettiamo il debito, al denominatore ci mettiamo il PIL, tutte le operazioni sono concepite per abbassare il debito, ma dobbiamo anche incrementare quello che c'è sotto, cioè dobbiamo incrementare il PIL, dobbiamo incrementare il lavoro, allora l'operazione sarà molto più facile e poi anche più equa e più condivisibile, perlomeno speriamo, visto che il problema numero uno è il lavoro. Ora, e gli effetti sono questi, però sto andando avanti perché qui il tempo stringe. Questa operazione noi l'abbiamo concepita quest'inverno e cosa è successo? Che diverse forze politiche l'hanno fatta propria, almeno a parole, nei mesi scorsi, inserendolo ufficialmente nei loro programmi. Voi avete sentito queste proposte tirate fuori, è quella nostra.
anzi alla fine hanno detto sì, la proposta di Saguna e di Rinaldi, però l'hanno detto a parole, poi dopo alla fine sono tutti latitanti. Qui mi rifaccio al discorso di quelli laureati in legge e che purtroppo non ci capiscono niente, non è che siano laureati in legge, quello è il problema. Però noi con la stessa intensità diciamo che ormai i tempi sono maturi per proporre un'evoluzione. Questa è una proposta shock che adesso vi dirò, però ascoltatela bene perché ha una sua valenza. Quest'estate, sempre col professor Savona e questa volta anche coadiuvati con un altro grande professore che è il professor Michele Fratianni, abbiamo schematizzato tecnicamente una proposta per il consolidamento, avete capito bene, il consolidamento, o meglio la rimodulazione del debito pubblico italiano. Mi rendo conto che è un tema che per sua natura sarebbe dovuto rimanere nel silenzio di una stanza, ma che il dibattito ormai è acceso nel Paese e la gravità della situazione ci consente di rendere pubblico. Signori, non nascondiamoci di fronte a un dito, la situazione italiana economica è estremamente grave, dobbiamo prendere delle decisioni. Affidiamoci quando andremo, io sono una persona che non ha nessun riferimento politico, per fortuna, però voglio fare un invito a voi. Sento che il grosso problema sarà l'assenteismo. Io mi invito di andare a votare, votate per chi vi pare, ma andate a votare. Ho coniato uno slogan che mi piace tanto, ve lo trasferisco e vi prego di dirlo ai vostri amici: chi non vota, vota Merkel. Sapete perché? Perché chi non vota vuol dire che gli va bene questa situazione e fa decidere agli altri quello che invece dobbiamo decidere noi. Se abbiamo ancora una piccola porzione di sovranità, mettiamola sul tavolino. Poi non voglio sentire qualcuno che viene a dirci ma qui non va bene, ma tu sei andato a votare, vota per chi vuoi, non me ne frega niente per chi vuoi, vai a votare, perché altrimenti noi deleghiamo gli altri a fare quello che noi dobbiamo fare. Questo piccolo barlume di sovranità riprendiamocelo, altrimenti non voglio sentire dire alla gente qualcosa. Grazie. Allora, al volo 3 minuti per dire il consolidamento perché è pesante. Ma, 2 minuti. A fondamento quindi del consolidamento c'è questo aspetto, che gli attuali tassi a cui il Tesoro è costretto a finanziarsi alterano artificiosamente anche i costi di accesso al credito imprese. Questo perché il riferimento, quando l'impresa va, dice sì, ma i titoli di Stato questo. Come si fa? Noi vogliamo sterilizzare il fabbisogno del Tesoro per una legislatura, cioè noi diamo la possibilità a una legislatura, da chiunque sia governata, di non dover avere il fucile puntato alla tempia dello spread, perché se è vero che c'è un pareggio di bilancio, il Tesoro non ha più bisogno di andarsi a finanziare sullo Stato perché noi glielo sterilizziamo questo. Però non vogliamo dare un maleficio nei confronti dei portatori, abbiamo innestato questa proposta con la precedente, cioè gli diamo la possibilità di poter, tramite il warrant, prendere la possibilità con questo warrant di poter avere l'acquisto, di poter esercitare l'acquisto, naturalmente negoziabile, perché la cosiddetta casalinga di Voghera, che sta qui vicino, non si va a comprare l'immobile o l'asset, però la possibilità tramite il warrant di venderlo sul mercato a chi vuole, quindi partecipa attivamente alla vendita del paese. Io non lo so se qualcuno avrà, scusatemi, avete capito che io parlo in maniera diretta, se qualcuno avrà gli attributi per poter fare questo, chi lo farà salverà l'Italia. Per concludere dico questo, le idee e i mezzi per risolvere il problema del debito ci sono e come, e anche molto buone. È compito della classe dirigente politica la lungimiranza di realizzare il più rapidamente possibile per il bene e il riscatto del nostro paese, che passa principalmente per il risanamento dei conti. Tenetene conto e soprattutto andate a votare per chi vi pare, se no votate Merkel. Grazie. Grazie. Sono temi che avrebbero richiesto molto più.